parte gli spettatori di Antipodi News, oggi siamo qui con l'onorevole David Borelli, che è membro del Parlamento Europeo. Buonasera onorevole. Buonasera. E grazie molto per essere con noi questa sera da Antipodi News. Quali sono le prospettive che l'Australia può dare nel Parlamento Europeo, o perlomeno come percepite l'Australia in Europa? Questa mi sembra una domanda più pertinente. Sicuramente come un partner importante, sia dal punto di vista di alleato, ma soprattutto credo anche dal punto di vista commerciale. Oggi l'Europa utilizza la leva commerciale per stringere rapporti anche politici, questo in modo positivo, come appunto nel caso dell'Australia, e in modo invece assolutamente diverso quando per esempio inserisce, non so, pensiamo per esempio alle sanzioni alla Russia, o comunque blocca magari l'aggiornamento della cassa con la Turchia. Nel caso dell'Australia chiaramente la volontà assoluta di stringere rapporti commerciali e politici è sempre più importante, anche perché quella parte di mondo è una parte di mondo che all'Europa comincia a interessare particolarmente. Scusa, sorge spontanea la domanda. Molto vicina alla zona asiatica, che in questo momento sta creando grandi perplessità all'Europa. Quindi l'Europa sta cercando di stringere rapporti con tutte quelle nazioni che sono nella cintura della parte asiatica, a partire dalla prima cintura, quindi dall'Asia centrale, fino a spingersi anche verso il paese. Tu sai, David, che l'Australia è un grande produttore di minerali, in particolare uranio impoverito, pur non avendo una tecnologia nucleare. In quale modo tu pensi che questo possa influenzare la politica europea? Ma io credo che il problema dell'energia nucleare per questioni belliche sia un problema che l'Europa ha nello statuto, nel senso che chiaramente i valori dell'Unione Europea sono valori che si distanziano dalla guerra, dalla violenza, dall'aggressione, quindi sicuramente qualora vi fosse la percezione che questo tipo di tecnologia venisse usata per motivi bellici, chiaramente questo andrebbe a creare delle problematiche, ma siccome così non è nel caso dell'Australia, questo non vedo, è un paese non vedo, più che pacifico. Non vedo come questo possa effettivamente creare problemi. Diciamo che purtroppo esistono invece paesi che usano questa tecnologia per sviluppare armamenti, e quindi lì chiaramente è costretto a prendere le distanze, tutti i sensi, non ultimo anche con questioni commerciali, nel caso dell'Australia. È un problema che non si può vedere. C'è un messaggio che tu vorresti mandare ai nostri concittadini che hanno studiato l'Australia? Ma intanto spero che l'Australia sia riuscita a dare a questi nostri concittadini almeno una parte di quello che noi viviamo in Italia, perché l'Italia è un paese splendido e loro lo sanno bene, quindi mi auguro che stiano bene in questo territorio. Io credo che sia il bello dell'Europa sia essere riuscita a mettere insieme popoli e culture diverse e comunque farli convivere pacificamente per più di 60 anni. Ecco, mi piacerebbe che questo diventasse un sistema sempre più mondiale, quindi se l'Australia facesse gioco, assolutamente, certo, potrebbe essere presa ad esempio, quindi entrare anche lei in questo gioco sarebbe importante anche per i nostri concittadini. Salutiamo affettuosamente i nostri concittadini. Un abbraccio a tutti voi. Un abbraccio, ciao.